Allora, schizzo, tornati all'accampamento. Perché no? Che cazzo fai? Mi spiace. Non avevo scelta. Ah, ho detto. Ecco perché è andato tutto liscio. Lui si è venduto lui per prendere le micce, per fare tutta la cosa, per il trattato di pace. E a Roma che non sa niente, ovviamente. Non credo che Aromaic avrebbe accettato una cosa del genere. Non mi sembra il tipo, più che altro. No, dopo tutto quello che ha fatto Dico un po' per loro. Tu sai chi sono? No. Pensavo che i ripugnanti non avessero nome. Seguiamo il cammino. C'è scritto sul braccio, Carlos. Tutti loro hanno rinunciato ai propri nomi, tranne io, per ora. Carlos. Che bello, però. La fiamma un po' meno, però tutto il resto è bellissimo. Ti ricordi? Jesse, ma che cazzo? Ho ottenuto il nome e anche i ricordi di quando tu e Boozer e Jersey Jim mi bloccavate e Jack mi piantava una fiamma sulla schiena. Oh sì, ricordo le grida, tranquillo. Ricordo un'altra lezione che appresi quel giorno, una lezione importante. Uno che faceva parte dei mongrel. Tutto ciò che sei, ciò che ti rende l'individuo che sei, oh, puoi cancellarlo col fuoco. Finché non resta nient'altro che il tuo nome. Ecco cosa sono i furiosi, un'altra lezione. Per questo motivo dobbiamo essere proprio come loro. Non stai benissimo, zio. Vogliamo farlo o vuoi uccidermi a parole? Oh, allora vogliamo farlo? Cioè, ragazzo, non è che sei... Senso. Non lo faremo da soli, dico bene. No, no, noi non potremo mai farlo senza il nostro Boozer, giusto? Dobbiamo chiudere il cerchio insieme, tutti. Ecco perché era così fissato con loro. Sì. Ma non rovinare i tatuaggi, che è un casino. Non ci saranno tatuatori. Uno di meno. E ora? Ancora una decina? Forse di più. Ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio noi tre! Tu, io e Boozer ancora vivi. Riuniti assieme qui, alla fine del mondo. Che cazzo hai fatto, Boozer? Oh, lui non è qui. Ma arriverà. Molto presto. Cioè, lui è l'unico non strafatto qua dentro. Cioè, o perlomeno, non sempre come gli altri. No, no, gli altri sono strafatti. Sì, lui è proprio così, cioè... Nature. Ma guarda chi è. La Ellie dei poveri. Sei davvero tu? Li ho visti portarti dentro. Lisa. No. Non mi chiamo così. Sì. Allora, all'anagrafe. Seguo il cammino. Vabbè, anche lei è andata. Non ho più un nome adesso. Noi non lo abbiamo. Come fate a chiamarci, cioè, se vi serve una cosa? A cui volevo bene. Sono morti. Lisa, ascoltami. Sai perché? Vogliamo diventare come loro. Ma fatevi infettare, non lo dico io. I furiosi? Perché loro non ricordano ciò che hanno perso. Chi hanno perso? Questo è vero.
Madonna, guarda quel braccio. Sì. Però lo fanno un po' meglio, però è chiaramente esplicativo. Vabbè, dobbiamo fuggire. Mettere una crema. Mi mancava, sì, soprattutto. Mi mancava uno scontro, cioè un fuggi dalla prigione. Non c'era ancora stato. Non abbiamo nulla. Lisa. Zurli, scena. Lui è ancora che vuole portarsi a mostrare la sua. Sentilo! Il corpo è un pacco. Sentilo! Devo farmi. Noi lo incitiamo per redimerti. Ti illuminerò. Ma è morto. Eri vivo due secondi fa, però. Sembrava un po' più vivo. Lo senti. Ah, questa è la zona torture, insomma, l'angolo. Le cicatrici scavano, le cicatrici sono racedono il tuo nome. Cancelli annullano unicamente. Ti conducono all'unicamente. Unicamente, sì, come no. Ha fatto, hai visto altri sensi? Fa la giravolta, con un'altra volta. Non so dove andare. Lo senti. Scusi, vado su. Le cicatrici sono profonde. Cancellano il tuo nome. Ti conducono all'unicamente. Ma cosa? So, quel mazzo da golf non può prendere. Dove non serve tutto. Non la posso prendere la mazza da golf. Io ne ammazzo più possibile. Ma sbaglio uno ha detto mi sa bene. Lasciati andare. Profondo del vuoto dell'unicamente. Redimiti. Devo dire che per il fanservice questa parte qui non mi sta dispiacendo. Dobbiamo recuperare la sua roba. A me non fa né caldo né freddo. Questa è apposta. Non posso andare a salvarla quella. Mi dispiace, sono troppi. Il problema è che senza le mie armine. E questa è la teoria. E che sono girati, sì, che tutto. Falò, non si può non vederlo. Non posso farli poi tutto. Porco cazzo, mi sarebbe piaciuto. Questo balla come se nessuno ti stesse guardando. No, è un po' troppo audace questa cosa che vuoi fare. Dici? Sono due, eh. Sì, sono di fianco proprio. Poi dopo usciamo sparando all'impazzata, non ho capito. Ovvio. Vabbè. Quello l'avevi fatto fuori. Salve, dottor. Mi dici che se vado su non trovo niente di utile. Ma non lo so, ma non è neanche la tua roba, quindi non credo ti faccia mettere tutte le... No, allora meglio che vado diretto. C'era un'altra porta, io andrei da quella. Sono una scaletta. Eccolo, deve essere questo. Cioè, hanno anche tipo i nidi, cioè le case fatte come i nidi, come. Sì, sì. Come i
cosi, gli infetti. Vuoi diventare come un infetto, cioè. E... fatti trasformare, non proprio io. Lo prendo io. Anche il braccio comunque. Ho una domanda. Come funziona? Trascinate qui le persone e fate le vostre schifezze. Poi le derubate. Quei resti li gettate nel falò qui fuori. È questo che fate? Cristo santo. Oh, ciao. Ah, sì. Ho un'altra domanda. Dov'è il mio gilet? Cosa? Il mio gilet, la giacca di pelle, la mia cazzo di giacca. Chi l'ha presa? Non lo so. Ok. Aspetta, è andato via. L'ha preso e se n'è andato un attimo fa. Unisciti a noi. Credo sia un no. Ho questo vago sentore. Non è stato esplicativo, cioè potrebbe essere un forse. Sì. Si è mosso da poco. È la strada giusta. È un po'. Sì, dai, ci sentiamo, capito? Le munizioni. È ovvio. Ah, tu veramente volevi uscire alla John Wayne? Sono fresche. Non dirmi che ce l'hai nel gilet le munizioni di con St. John. Questo è un episodio unico perché sta dicendo sì, sì. Grazie a cazzo. Risposte su. Gli smarriti. Sì, lì dentro. Certo. Hai trovato. Porco cazzo. Nuda. Diamo un'occhiata in giro. Vabbè, dai. Vediamo. Pensavo peggio. Dove? Ok, qua devo andare. Ah. Eccolo lì. Potevamo anche non ucciderli. Sono anche cieco. Fammi un favore, levatelo. Recideremo la tua anima. Grazie. Cedi all'oblio, stronzo. Cedi all'oblio, stronzo. Sono respawnati quei due di fuori. Evidentemente, sì. Ma io esco dal retro. Niente da fare. Voleva essere una mossa molto così. Ma io non ho le mie munizioni. No, sono altri questi. Sono altri. E allora significa che lì il PNG deve stare per forza là. Se ne mette altri. Perché io non ci ho sbatti di usare i diversivi, cioè servono un botto. Eh sì, questi due sono altri due. Lo torna. Sei nell'unica mente? Per l'oblio. Riposa in pace. Il cammino ci redimerà. Ma io come cazzo ci esco da qua, mo? Cazzo, se sono andati. Ma veloce, 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 che stanno qua adesso a fare guardare questo.
Ah, hanno preso Ellie lì, come cazzo si chiama? No, Liz. Ellie è... è il vero gioco. Vabbè, perché Sara l'ha liberato, forse, non sanno che... Liz. No, Sara. Non sarete mai prescelti. No, no! Che cazzo di obbligo stronzo! Lisa. Lisa, Lisa. Sanno che mi hai svelato, quindi non sei più sicuro. Vieni con me. No. Bene, non venire con me, ma non puoi stare qui. Devi scappare o ti uccideranno. Questo lo capisci? Vai! E sarà stupido sto ragazzino comunque. Vabbè, non è che c'è. E le mie munizioni? Ah. Già. Via di tutta la roba. Tutto quello che è nostro. Oh. Le, scusami, i medikit ci ha detto... Vabbè, curati e prendi col medikit. Tanto come devi curarti. Sì? Kit medico? Sì. Ci ha dato roba in più, mi sa. Sì, mi sa sì. E munizioni in meno, però. Mazza, te le ricontate. Ero full. Lode al fondatore. Ah, loro sono già in assetto da guerra? Sanno che sei scappato. Boozer, mi senti? Boozer, se mi ricevi, ascolta, è stato schizzo, mi ha venduto. I ripugnanti, Boozer, stanno arrivando. Avverti Iron Mike. Ah no, non sta... non stavano cercando noi. No, stanno andando al campo di Iron Mike per andare a prendere Boozer, praticamente. È un casino adesso. Pizza ha fatto un casino, non è la tua? Lo so che non è la mia moto, però... mentre vado a riprendermela, no? Al sentiero che ci ha fatto fare quel figlio di una... schizzo. Lei già? Sono un idiota, avrei dovuto aspettarmela. Non ho potuto farmi fregare così da schizzo. Oh, questo! Porco cane! Forse solo lui? Dove siete usciti, però? Però, bella! È uguale! È uguale, la capiamo? Fa gli stessi danni, la stessa roba. Ora è mia! Giusto per cambiare arma. Sì, giusto per... una cosa un po' diversa. Poi ce n'erano due, o una attivazione insieme. Ok. Dove che era? Ce n'era uno. Guarda la... quei maledetti Jesse Williamson. Carlos, schifoso pezzo di... Jack non avrebbe dovuto limitarsi a bruciarti il tatuaggio, Jesse. Avrebbe dovuto scozzarti. Praticamente uno... che era stato cacciato e quindi sì, hanno bruciato via il tatuaggio, capì? Vabbè, anche no, i loro modi non sono dei migliori. No, vabbè, probabilmente... non erano, più che non sono, perché... possiamo dire che non sono stati proprio... posso capire il risentimento. Cioè, dovrò però creare un... movimento di... psicopatici. Vabbè, ma non credo solo, cioè non credo che nasca da lì, ecco. Ora, quando poi ha visto, cioè lui è partito col movimento dei psicopatici matti così.
Poi ha scoperto che loro erano vivi e ha detto minchia. Sì, e poi gli ha dato addosso, nel senso. No, ci sta. Un ottimo plot twist. Ci sono quasi. Nel senso il mondo è Boozer. Il mondo è piccolo, anche durante l'epidemia. Ha trasformato mezza. Beh, anche perché da quello che ho capito loro hanno sempre abitato in questa valle. C'è nessuno. Sì, questa è zona loro. Cazzo. Infatti loro, eccola, prima che Buzz si facesse male, cioè, prima che facessero del male, lui voleva andare a nord. Al nord, a cercare lavoro. A cercare lavoro al nord. Mi ricevi? Ricky, campo di Lost Lake, c'è nessuno? Vai, andiamo, non abbiamo munizioni però, eh. Sì, sono io. No, aspetta. Ah, ci sono i secondi a noi? Boh. Ricky, i ripugnanti vogliono Boozer. Dick, no. Ehi, Deacon, non sparate. Iron Mike ci ha mandati a cercare. Muovetevi. Ripugnanti! Andate, vi proteggo io. Dobbiamo tornare al campo, niente paura, me la cavo. Dobbiamo fermarli. Salve i BLG generici che ti sono. Ah, davvero? E si vedi che hanno la vita su. No, non fermatevi, proseguite! Sì, ma io ho quasi finito le munizioni. Vai de... Davvero? Come possiamo nel Far West? Ci siamo quasi! Tanto il danno che ha preso gliel'ho fatto io. Altri ripugnanti! Ce l'ho una... Autotrappola! Provano a bloccare la strada! Aggiratela! Senza fermarvi, chiaro? Ma coglioni! Andando proprio piano, come se non dovessimo correre, ragazzi, stiamo andando due all'ora. Sì. Ci siamo quasi, dobbiamo separarci all'ingresso a est, capito? Al ponte principale! Io farò un'altra strada lungo il ponte pedonale, dalla palude. Qualcuno dica a Boozer che i ripugnanti sono sulle sue tracce, chiaro? Ricevuto. Ehi, St. John. Buona fortuna. Buona fortuna, è il primo che incontra quel bastardo di schizzo lo uccida. Vedi che lo facevo bene, volevo uccidere subito all'inizio, schizzo. Tu lo sapevi, non mi hai detto niente. Brutta infame. Cioè, già che mi ero esposto con... Potrebbe essere che... Che Vanilla Ice. No! Potrebbe essere che ti abbia venduto. Ti ho insinuato il seme. Già di c'è dell'oblio più di puttana. Obbliati. Obliterati, anzi. No. Non voglio guardare. Ti prego, ok. Vieni. Dai. No, tranquilla, non è profondo. Andrà tutto bene, promesso. Ora ascolta, guarda. Sto cercando Boozer e schizzo, li conosci. Okay. Sai dirmi dove sono? Io non lo so, cioè, è successo tutto così in fretta, erano ovunque. Ripugnanti hanno invaso tutto il campo, ci hanno torturati. Sì. Hanno preso Jen e Derek. Lei... Senti, come ti chiami? Superstite, no. Sei in America? Che domande sono? Bene. Sì. Ok. Giusto, hai visto. Voglio che tu salga lassù e ti stenda a terra. Se arriva un ripugnante, fagli saltare la testa. Intanto io cerco i tuoi amici. Capito? Ok. Vai. Ok. Vai, Nicole, vai. Perché è una giornata di merda, vai. È stata una giornata abbastanza pesante per tutti, credo. Quando ti svegli, ti casca la prima cosa a terra, tu bestemmi perché sai che è stata una giornata di merda. Ok, abbiamo preso anche munizioni di pistola. Salva gli ostaggi, questa non è preso. C'è poche munizioni e le stai sprecando nel corpo a corpo? No, le prendo le munizioni, non più fare. Ormai sei lì. Non ho sentito solo il primo colpo là. Altre mai visto che ho preso le munizioni. Sì. Sono poche quelle del
non si chiama. Allora, salva gli ostaggi, ok, ma gli ostaggi dove sono? Fammi leggere il pensiero. Non lascerò che questi stronzi uccidano altri dei miei. Bloccatelo, sto entrando! Ma perché non lo prende? Riposami in pace. Perfetto. Fai che non sparo agli ostaggi, per favore. Una passeggiata. Grazie. Prego. Shh, è questo il momento. Conoscete Nicola, vero? Ok, statemi a sentire. Andate a ovest, al ponte pedonale. È nella torre di guardia. Andate a darle una mano. Nessun altro ripugnante deve passare dalla palude, è chiaro? Che sta riorganizzando le truppe. Bene, ora andate, forza! Bene, Nicola, ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Molotov ci serve. Questo ci serve. Sì, ma andate. Il medikit, c'è un medikit lì solo. Volevo vedere se un bagno c'è qualcos'altro. No, dove... Il medikit. È andato da solo. Boser. Ah, qua. Boser. Bravo. C'è nessuno. Dove, Ricky? Io, Dick, i ripugnanti stanno entrando nell'infermeria. Diavolo. Non muoverti, sto arrivando. Aspettami. Deacon! Porco tu, curati, cazzo! Porco tu, non pensavo... Non so cosa stia succedendo. Ho visto Schizzo, era con Boser. Dove? Dove, Ricky? Muoverti, sto arrivando. Aspettami. Deacon! Eddie. No! Oh, maledizione, Ricky! Cosa? Devo raggiungere l'infermeria. Lei sembra... Non volevo, volevo usare la pistola. È stata un po' eccessiva come mossa, un po'. Anche a me è sembrata molto eccessiva. Flexato un po' troppo. C'è il cecchino di merda. Che non so dove sia. Cos'è? La pagella di Schizzo. Schizzo con lode, che... Il nome del di un film. Dove che era il cecchino? Unisciti a noi. Cosa? La terra, hai visto c'era qualcosa da analizzare? Mi servirà un fumo. Steccherino blu. Scusa, o l'hanno ucciso. Ok. Chi è che urla? Quello che si dà fuoco lì.
Questo dovrebbe essere lo shred di Iron Mike, però tu forse devi andare da Ricky, infermeria. Io devo andare da Ricky. Adesso infatti sto cercando di tirare il più dritto possibile, l'ho sembrato già tipo 8 volte e anche basta. Ah, qua è dove, da dove mi calo sempre. No, lasciala andare, ti prego. Non... Siete smarriti, tutti! No, 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 no. Cosa, è finita l'esercitazione, cara? Mettete giù le armi! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! È finita! Dovevi restare al sicuro. Io chiedevo un aiuto, non potevo lasciarli morire. Aspettate, aspettate un attimo, che cosa ti ho restato? È finita! Iron Mike ha negoziato una tregua. Come, cosa? Ma che cazzo succede? Andiamo a scoprire. Siamo fuori? Mi spiace. Per tutto. Oddio, anche a me. Tenerina. Però adesso bisogna andare a fare un po' di stronzi. È tutto un malinteso, credimi. Vogliono solo... Attaccano il mio campo. Massacrano la mia gente e tu lo chiami un malinteso! Avete infranto i patti, invaso le nostre terre, andavano rubato spartite, le scarpe! Andavano spartite, bugiardo figlio di puttana! Mike, ascoltami! Ho stretto un accordo! Oh. Ehi, no, 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 no! No. Oh. Giù le armi, giù le armi! Cristo, su. Ok, schizzo, sentiamo questo accordo. Cristo santo, aspetta! Perché non glielo dici? Oh. Raccontagli come tu ci hai venduti a loro. Cosa cazzo vuoi da me? Ma porca troia, adesso basta, schizzo. Confessa tutto o ti taglio la gola. Ok. D'accordo! Ho stretto un patto con Carlos, ok? Mike? Ma non era... Non volevo vendere il campo, te lo giuro. Riguardava solo loro due, lui e Boozer. Non vuole nessun altro. Solo loro. Sì, e ti sembra... Col braccino. L'ho fatto per salvare il campo, Mike. Per rimettere a posto le cose. A ristabilire la tregua che ha rotto. Non l'ha rotta lui, l'ha rotta tu, coglione. Dick. Adesso tiro fuori la pistola e gli sparo. Lascialo andare. Dick. Gli spara lui. Possibile. Guarda, c'è la mano di fianco alla pistola. Ok. Ok, allora. È vero quello che dice riguardo all'accordo? Gli smarriti mentono. Sì. È vero. Ok. Quindi vi diamo Dick e William. I Biker Boys, o come diavolo si chiamano? I Biker Boys. E voi lasciate perdere il nostro. I Biker Mice. Aspetta un attimo, mi sembra strano che mai. No, Vi do la mia parola. E vale qualcosa, vero? La tua parola, guru di sarcastico di sto grandissimo cazzo. Ehi, calma, noi veniamo sotto un vessillo di pace. Incolo la tua pace. Questo è il mio campo, è la mia gente. Non venite qui con le mani insanguinate, il vessillo di pace e dettate condizioni. Non a me. Non mi importa cosa hanno fatto questi ragazzi o perché voi li vogliate. Ma schizzo, non ancora che vivo li consegni. Mike, ti prendevamo un accordo. No, l'accordo è questo, Carlos. E non potrai contrattare. Prendi i tuoi uomini e vattene subito dallo. Ma perché è sempre così tanto... Cioè, o preparati a morire. Proprio qui. E proprio ora. Rinnoviamo la tregua. Ma è scaduta. Per quanto mi riguarda. Figlio di puttana! Sto andando contro quello stronzo. Scortateli fuori dal mio accampamento. Ehi tu. Non finisce qui, Carlos. Cedi all'oblio, fratello. Rick, fatti da parte. Fatti da parte! Mike, volevo solo dirti che... Ah, no, io ho sparato, ti ho tirato solo un pugno. Minchia, l'ha steso? Chiudetelo in cella.
No, cazzo, lui è nostro. Lascialo subito! Continuo a ripetermi, ma voi non volete ascoltare. Non è così che funziona in questo campo. Non barattiamo vite umane e soprattutto non uccidiamo a sangue freddo. Portatelo via. Giù le mani. Ha diritto a un processo equo, come in ogni società civile. E sconterà la pena che merita. Non sono pentito, Mike. Non lo sono. Porca puttana, ho provato a salvare questo campo. I ripugnanti torneranno. Carlos non si fermerà. Capito? Non è finita! Hai visto chi era? Jesse. Già, comandare una setta di schizzati nel piano dell'Apocalisse non gli basta. Vuole anche vendicarsi. Quello stronzo, figlio di puttana. Già. Per me ci sta addosso da un pezzo. Quella notte il Crazy Willy i ripugnanti non hanno attaccato per caso. E schizzo voleva venderci a lui. Dove l'hanno portato? Se lo trovo gli spezzo lassù del collo. Aspetta, lascia perdere schizzo per ora. Prendi un po' di armi, qualche molotov e tutte le munizioni che puoi. Perché? Che vuoi fare? E so già sì, che sarà una pessima idea, ma andremo lo stesso. Devo recuperare gli esplosivi dal capanno e la miccia dall'alloggio di schizzo. Aspettami al ponte. Ti spiego tutto in viaggio. Sei con me. Che cazzato nero. Beh, voglio dire, cioè, ciao, vi ho venduto. Allora, giusto, giusto. Giustamente incazzato nero. Non finiscono mai come i rotoloni, regina. Allora ragazzi, io direi che questa missione è stata super lunga. E no, Ricky, aspetta. Non so se la vediamo quindi... in due. Non so se dividiamo in due. Non lo so, vedremo poi in montaggio quanto viene. E niente, poi andremo avanti, vedremo cosa da dirci Ricky. E andremo a vedere come finirà tra le due fazioni. Ovviamente vinceremo noi perché siamo i protagonisti. Però nel senso. Però se questo episodio vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social che vi mettiamo qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Bella.